siamo dei quarantenni che ci ritroviamo in un certo senso insieme a giocare, a fare musica, e la parola d'ordine era libertà. All'inizio questo disco doveva essere un disco di ambient, ma poi la definizione mi stava un po' troppo stretta. Ho cercato di allargare gli orizzonti e siamo andati in 12 direzioni diverse. Rispecchia quello che è anche il mio rapporto con la musica, perché sono sempre stato, ho un background molto vario, tendo a essere abbastanza irrequieto, quindi questo album credo che mi rappresenti molto. Le immagini sono fondamentali, le immagini sono quello che abbiamo tradotto in musica. E le immagini qua sono infinite, questa terra, la Toscana, la Garfagnana, i posti in cui sono cresciuto, ci sono dei posti fantastici. È ancora una zona incontaminata, è una zona in cui continuo a scoprire posti nuovi pur essendo di qua, quindi devo dire che questo ha avuto un grosso impatto. E ho voluto proprio farlo nella natura, dentro un bungalow, nel parco del Ciocco, questo disco, perché volevo che anche i musicisti fossero condizionati da questa bellezza. È chiaro che a 20 anni sogni la città, sogni di andare via, e io ero uno di quelli. Cosa c'è dietro queste montagne? Io voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Poi le cose si mettono in fila in un certo modo che ti ritrovi che hai visto veramente mezzo mondo. La tua terra, non so per quale magia ti richiama. Io dico sempre, il mio lavoro è non dormire, il mio lavoro è prendere voli che non terminano più, stare sempre, diciamo, lassù, nella terra di nessuno, sospeso in aria. Questo è il mio lavoro. Fare musica o suonare in un club non è il mio lavoro, è sempre un divertimento. Io credo che sia molto importante mantenere lo sguardo bambino sulle cose, come dicono gli inglesi, mantenere il rapporto con il tuo inner child. Stefano Onorati è uno dei musicisti, dei pianisti più bravi in Italia, senza dubbio. È un amico, ma è un grandissimo musicista. E lui riesce perfettamente, il suo ruolo è fondamentale perché riesce perfettamente a trasformare in musica le immagini che gli passo, le emozioni che gli passo, le mie intenzioni. Io non essendo musicista, quindi ho un linguaggio da DJ, e in quel caso entra in gioco Andrea, che invece ha suonato la tromba e il duduk, e che io chiamo il traduttore perché lui mi aiuta a tradurre a Stefano le cose che io ho in testa. Poi ci sono stati altri musicisti che ho registrato a Bali durante un tour in Asia, dei musicisti di rindik, questo strumento balinese, tipico balinese, li ho invitati un giorno in camera. Percussioni arrivano da Leo di Angilla, che è un grandissimo percussionista, lui è di Venezia. L'ho conosciuto vedendolo suonare dal vivo, mi ha conquistato e ho detto: questo ragazzo è veramente bravo e può competere con qualsiasi percussionista, anche cubano. Quindi ho detto: ma perché no? Qua siamo in Italia, questo è un progetto italiano, questo è un progetto che respira l'Italia. Quindi l'idea di avere un percussionista che fosse molto bravo, ma che fosse anche italiano, diciamo che mi ha proprio conquistato. E Leo è
una grandissima persona anche, quindi. We are living in a world full of distractions and rapid changes. For example, now, either you read the subtitles below or you look me in my sleepy eyes. We are always missing something. Sometimes it's like a flash in the dark. For me, art is the ability to transform the invisible into the visible. And trying to explain the creative process is always so complicated because I believe that in art, the metaphysics comes before the physics. This world, of course, much of it is about ego, and as an artist, I have to deal with it. But what really interests me is the ability of an artist to transcend, getting to the next level, going beyond. Talent shouldn't be seen as a free pass. Real talent comes with a responsibility. Possiamo dire che l'intero lavoro si divide in due parti. La prima è quella di registrazione e condivisione con i musicisti. Una volta registrata la musica, ho bisogno invece di isolarmi completamente ed è un lavoro che faccio da solo questo. Entro nella seconda parte, ovvero quella della selezione, l'arrangiamento del materiale e del mixing, a cui dedico veramente molto tempo. È una fase che mi appassiona moltissimo, dove ci sono ancora margini di improvvisazione e di sperimentazione. È il momento in cui do anche spazio al suono. Io vivo in due dimensioni, cioè la vita del tour che mi porta a viaggiare, a essere sempre nelle grandi metropoli, ma poi c'è la vita quella normale. E volevo collocare questo album là nel mezzo, proprio questo disco vive proprio là nel mezzo. Si porta dietro tutte le immagini delle cose, delle esperienze che ho fatto, essendo stato in più di 80 paesi, a qualcosa si è servita. L'esperienza però mi sono reso conto che senza la consapevolezza non è che riesci a costruire granché. E quindi la consapevolezza forse risiede proprio nel fatto di dire: Luca, tu sei italiano, tu sei di questa terra, dovevo fare il disco qua e devo far vedere cosa sono, far vedere i posti dove sono nato, perché questo è il posto dove poi alla fine è nato un sogno. E dove ancora sto sognando. Non è cambiato niente, fondamentalmente. Ho avuto il privilegio di vedere tanti posti, però io sono italiano.